Sai, il calciomercato è ancora lungo, perché fino alla fine di agosto, per cui è un discorso che non vale soltanto per Berardi, ma vale un po' per tutti i giocatori. Ci possono essere uscite, ci possono essere entrate. Credo che Domenico comunque l'abbia buttato su un tono scherzoso, perché lui è la nostra bandiera, e credo che ci sia comunque il desiderio, soprattutto sicuramente da parte nostra, di poter continuare in questo percorso, perché penso che è da lui che dobbiamo ripartire ogni anno. E Pinamonti è un giocatore che l'anno scorso non ha espresso il suo potenziale, però credo che abbia quest'anno ci possano essere tutte le possibilità per far sì che lui diventi quello che noi pensavamo, perché è un giocatore importante, e io spero tanto che possa essere anche il centravanti della nazionale azzurra. Ma abbiamo già fatto tanto, perché noi ad oggi abbiamo acquistato ben 6 giocatori, anzi 7, di cui 6 italiani. Siamo riusciti ad acquistarli anche in tempo breve, per dare la possibilità a mister Dionisi di poterli già avere durante il periodo di ritiro. Penso comunque che ci siano ancora tante altre cose, un mercato difficile, un mercato complesso, basta vedere che di tanti trasferimenti non ce ne sono, la maggior parte delle società ha acquistato giocatori stranieri, per cui noi ne siamo fieri di continuare con questo progetto anche degli italiani. E come dicevo, 6 giocatori, 6 giovani, 6 ragazzi tra l'altro che hanno, posso dire che sono delle promesse, e che siano un po', diano continuità a tutto il lavoro svolto, e magari, visto che quest'anno abbiamo ceduto un ragazzo come Frattesi, che insomma è da tanto tempo che è qua con noi, e poterne trovare altri che possono continuare a fare quello che ha fatto lui.